Non siete siciliano voi? Perché no? Un siciliano. Non mangia mai la mattina, siete americano. Voi? Sì, americano sono, da 15 anni. Ho dei cugini in America. Uno zio e dei cugini. Ah, così? E in che posto, a New York o in Argentina? Non lo so, in America. Di che posto siete voi? Io? Nacqui a Siracusa. No, di che posto siete dell'America? Di New York. Come va a New York? Va bene. Non ci si arricchisce. Che importa questo? Si può star bene senza arricchire. Anzi, è meglio. Chissà. C'è anche lì disoccupazione. E che importa la disoccupazione? Non è sempre la disoccupazione che fa il danno. Non è questo, non sono disoccupato io, nessuno di noi lo è. Lavoriamo nei giardini, lavoriamo. Siete tornato per la disoccupazione voi? No, sono tornato per qualche giorno. Ecco, e mangiate la mattina. Mangiano tutti in America la mattina. Credo di sì. E il mezzogiorno mangiano tutti. In un modo o in un altro. E la sera? Bene o male. Pane, pane e formaggio, pane e verdure, pane e carne. Sì, pane e altro. Si mangiano insalata. In America? No, qui da noi. Qui da noi? A insalata con l'olio? Sì, con l'olio e uno spicchio d'aglio e il sale. E col pane? Sicuro, col pane. Ne mangiavo sempre, ragazzo. Ah, ne mangiavate? Stavate bene? Anche allora? Voi? Così, così. Mai mangiavate arancia insalata voi? Sì, qualche volta, ma non sempre c'è l'olio. Già, non sempre è buona annata. L'olio può costar caro. E non sempre c'è il pane. Se uno non vende le arance, non c'è il pane. Ma perché? È così difficile vendere le arance? Non si vendono, nessuno ne vuole. All'estero non ne vogliono. E il padrone ci paga così, ci dà le arance. E noi non sappiamo che fare, nessuno ne vuole. Veniamo a Messina a piedi. E nessuno ne vuole. Andiamo a vedere se ne vogliono a Reggio, a Villa San Giovanni. E non ne vogliono, nessuno ne vuole. Andiamo avanti, indietro, paghiamo il viaggio e non mangiamo pane. Nessuno ne vuole. Come se avessero il tossico, maledetta arance.